prospettano particolarmente intensi per l'Inter, soprattutto per quanto riguarda la difesa, in particolare il ruolo di terzino destro. I nerazzurri, infatti, hanno messo gli occhi su Cedric Soares, esterno classe 1991 del Southampton, il portoghese, pilastro imprescindibile nell'11 di Ratla Sempel, con cui ha collezionato 22 presenze sommando tutte le competizioni. L'obiettivo dell'Inter resta quello di regalare a Spalletti un rinforzo in una zona del campo in cui uscire la Sempel, a causa di problemi fisici e di ambientamento, non sta riuscendo a offrire le giuste garanzie. Solo 8 partite dal primo periodo, numeri che hanno spinto i nerazzurri a sondare anche Darmian, con l'esterno classe 1989 che fatica a trovare spazio all'United, ma Soares potrebbe rappresentare la vera sorpresa del mercato di gennaio del mondo. Trattativa tra i due club in corso e anche in stato avanzato, con l'intesa che potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Campione d'Europa nel 2016 con il Portogallo, Cedric Soares è un giocatore di grande esperienza internazionale. Si tratta di un terzino destro dotato di buona velocità e che sa fare molto bene entrambe le fasi di gioco. È cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, debuttando in Europa League nel novembre del 2010. Nel giugno del 2015 è passato al Southampton per 6 milioni di euro, firmando un contratto di 4 anni. Nonostante sia nato in Germania, Soares ha deciso di giocare per la nazionale portoghese, dove ha giocato fin dall'Under 16.